Ridefinire il ruolo dei media nella narrazione dei cambiamenti vertiginosi che stanno investendo il mondo del lavoro. Questa è la proposta del convegno organizzato dalla UIL e dalla LUISS, svoltosi ieri nella sede di Viale Romania dell'Ateneo Romano. Gli interventi dei sindacalisti Paolo Pirani, del segretario generale della UIL Luigi Angeletti e di alcuni studiosi del mondo del lavoro, come Roberto Pessi e Michel Martone, hanno puntato l'attenzione sulla svolta nei meccanismi organizzativi della produzione, introdotta in Italia dai referendum di Pomigliano e Mirafiori. Cambiamenti che sanciscono la complessità di un mondo che non può essere più raccontato attraverso lenti ideologiche. Un dibattito al quale ha portato il suo contributo anche il ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Ma questo cosa significa? Rappresentare la torsione, la difficoltà, il problema del doversi adattare all'altro tempo di lavoro e non lavoro. Significa poi rinunciare al cambiamento necessario con il pericolo di compromettere quegli stessi posti di lavoro? Evidentemente no. In questo contesto dinamico il ruolo essenziale e delicato dei mezzi di comunicazione non può rimanere immobile. Ne hanno parlato Gian Domenico Celata e Roberto Cotroneo, direttore della scuola di giornalismo della LUISS. La sfida è raccontare un mondo che cambia, mentre la struttura stessa dei media è attraversata da una rivoluzione epocale, quella del web, che sta modificando radicalmente le modalità dell'accesso all'informazione. I media allora non possono rinunciare a superare i propri limiti storici. Secondo Cotroneo, la stampa italiana ha bisogno di una rivoluzione etica che le consenta di sottrarsi dall'abbraccio asfissiante della politica e recuperare lo scollamento che pare irreversibile con il mondo giovanile. Una vita più sicura e attendibile per muoversi con sicurezza nel mondo, attraverso una rete di informazioni verificabili e oneste.